Bentrovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni nel territorio. Quest'oggi ci troviamo nella sede del Comune di Santa Giustina e incontriamo il sindaco Ivan Minella, che saluto e ringrazio, bentrovato. Salve a voi, benvenuti. Grazie del tempo che ci dedica, sindaco, dell'ospitalità per parlare delle attività del territorio di Santa Giustina. Cominciamo però facendo una sorta di bilancio, se vogliamo così dire, a grandi linee di quello che è stato il suo lavoro in questo mandato. Sono stati 5 anni impegnativi, in cui ringrazio prima di tutti i cittadini che ci sono stati a fianco, a cui noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile in questi anni che comunque sono stati pieni di sorprese, in bene e anche in male. Ovviamente abbiamo passato un recupero dalla tempesta Vaia, quindi 2019, è arrivata poi la pandemia, venti di guerra che non avremmo mai immaginato di dover affrontare, rincaro prezzi, insomma delle sfide che sono state dal territorio, anche dal Comune di Santa Giustina, affrontate con competenza, con serietà e soprattutto con i piedi di piombo. Una cosa alla volta, i segreti sono progettualità e serietà nel portare avanti i progetti che sono strategici per il territorio, soprattutto una grande rete di collaborazione con i comuni vicini e con gli enti territoriali a noi vicini, la regione, la provincia, il genio civile, una serie veramente di squadra che ha portato dei risultati concreti anche nel nostro territorio. Quindi prima di tutto ringrazio appunto i cittadini per quello che hanno fatto nei tanti temi, alla sensibilità ambientale, a quello che è stata la modifica anche del sistema di raccolta rifiuti. Abbiamo fatto veramente tanto, adesso fa un po', guardando indietro, mi dire, abbiamo fatto tanto per i cittadini e abbiamo avuto anche tanto da parte loro. Ecco, è difficile naturalmente snocciolare, no? questi temi, però se le dicessi per esempio il PNRR, venendo proprio un po' ai temi anche più attuali, oppure investimenti nell'ottica dell'edilizia, delle infrastrutture, ecco, che cosa, che cornice ci può fare? È stata anche questa una sorpresa, a inizio mandato non immaginavamo queste risorse pubbliche messe a disposizione su cose anche strategiche ma che sono arrivate un po' in corsa. Sul PNRR sono arrivati in totale a Santa Giustina 2 milioni e mezzo di euro, per la maggior parte dirottati su quello che sono la messa in sicurezza delle nostre scuole e poi la parte di quello che è la messa a norma idrogeologica dei nostri fiumi con il torrente Morol a Calibago e a Meano e poi tutta la parte importante di digitalizzazione, quindi l'avvicinamento del cittadino con i sistemi digitali del municipio e del territorio. Questo per tutte le fasce, non solo per i giovani, anche gli anziani. Anche gli anziani, ovviamente forse negli anziani dobbiamo forse lavorare un po' di più, senza forse, lavorare di più su quello che è anche la digitalizzazione e l'alfabetizzazione delle persone magari che non hanno dimestichezza con questi nuovi metodi, quindi manteniamo un rapporto con il cittadino e il municipio, però ovviamente nuovi metodi vengono avanti. Ecco. Sui lavori pubblici, sui tanti investimenti, sono riuscito a fare un po' un bilancio di fine mandato, abbiamo veramente una cifra importante, sono 12.500.000 euro di opere pubbliche appaltate in questi 5 anni, sono più o meno 2.400.000 euro all'anno, pari a 1.470 euro ad abitante, è una cifra veramente spaventosa che non immaginavamo neanche di dover strutturare. Infatti il più grande problema è stato quello di trovare il personale adeguato che aiutasse anche gli uffici a far fronte a investimenti così importanti, investimenti come dicevo prima sulle scuole, sulla sicurezza idrogeologica, sull'energia, sull'ambiente, sul turismo, sulla cultura, che ovviamente porteranno di questi 12 milioni e mezzo, 6 sono ancora in corso, gli altri sono stati chiusi, porteranno veramente a un cambio anche di paesaggio, di servizi legato alla nostra cittadinanza. Ecco, qual è stata l'attenzione se dobbiamo per esempio considerare le famiglie, i giovani, l'attenzione avuta verso le politiche familiari, diciamo così? Abbiamo avuto un'altra grande sorpresa che è stata quella, ovviamente, non è una sorpresa, ormai un destino, era quello degli ATS, no? Il cambio e l'uscita da parte dell'ULS dalle politiche sociali che adesso sono destinate ai comuni. Abbiamo una fortuna nell'ambito nostro dell'ex ULS 2, cioè del Feltrino, abbiamo un ambito che è già abituato a lavorare in rete. Semplicemente ci siamo trovati con i colleghi, sia assessori delegati alla politiche sociali che ai colleghi del Feltrino, abbiamo continuato a lavorare nell'ottica di una
di un lavoro comune, di un fare rete, mettere risorse comuni per aiutare tutti i comuni in caso di problematiche relative a messe in sicurezza di famiglie con disabilità, anziani con certe dinamiche di fragilità, e soprattutto la parte legata ai bambini, tutta la parte anche delle serate che abbiamo fatto per quanto riguarda la parte, diciamo, sociale, di marginalizzazione, di malattie mentali, che è una cosa che abbiamo cercato di portare avanti molto fattivamente. E diciamo che negli ultimi anni ci sono state anche tante risorse in arrivo. Con l'ATS sarà un mondo nuovo, i comuni dovranno attrezzarsi in modo autonomo, comunque sempre in rete, siamo pronti, abbiamo sempre fatto, siamo sicuri e saremo in grado di portare avanti questa politica virtuosa di territorio. Ecco, guardando sempre alle novità, anche lei citava prima per esempio il mondo dell'attenzione all'ambiente, quindi anche la differenziazione, penso al vostro nuovo ecocentro, lì è stato un cambiamento non da poco per la comunità, giusto? Assolutamente, l'ecocentro di Santa Giustina ha portato intanto fuori dal centro abitato tutto quello che è la dinamica di conferimento degli rifiuti all'ecocentro. Stiamo parlando di una cittadinanza già molto attenta a quello che sono le esigenze di differenziazione. Siamo più o meno sull'88% di raccolta differenziata, con i chili pro capite di secco sempre in ripido calo. Quindi una buona performance. Un'ottima performance anche a livello provinciale e regionale. L'ecocentro è qualcosa di dovuto che abbiamo deciso di dare priorità massima a questo comune, liberando quindi tutta la parte delle scuole, del centro culturale, della parte sportiva dall'ecocentro, che era una zona impropria. Adesso in zona industriale è comodo, automatizzato, la Bellunum, che ha preso la gestione dell'ecocentro, non ha rilevato nessuna criticità e l'utenza è in via generale molto contenta di questo nuovo servizio comodo e veramente importante per tutti. E invece per quanto riguarda le strutture sportive, voi avete un fiore all'occhiello come la piscina comunale, ricordando per esempio anche il vostro recente riconoscimento di comune attivo, se non sbaglio lei è uno dei 16 sindaci, no, ad aver ottenuto in provincia di Belluno questo riconoscimento. Ecco, che cosa ci dice dal punto di vista degli investimenti che sono stati apportati guardando la piscina, ma poi penso anche a tutto il vostro campo sportivo, lì è una partita aperta. Assolutamente, apertissima. Sulla piscina comunale sono stati fatti grandi investimenti su quello che è la sicurezza, quindi la parte, diciamo, di sismica, fatti con l'amministrazione precedente, con i fondi di confine, a cui adesso stiamo cercando appunto di trovare a dare seguito sulla parte energetica. Sicuramente la piscina, come tanti altri impianti di quel tipo, anche dei palaghiacci, sono molto energivori e quindi cercheremo assolutamente di intercettare altre risorse per venire a capo di alcune criticità, soprattutto date dall'aumento dei prezzi energetici. Ma non solo, la parte interessante è stata quella anche con il PNRR di dare delle risposte all'atletica e al calcio di Santa Giustina, che nella zona dei campi sportivi abbiamo una bellissima area enorme che va completamente rivalorizzata. Abbiamo cominciato con un progetto complessivo di 10 milioni di euro in cui siamo andati a creare una conseguenza di progettualità per lotti che vadano uno dopo l'altro a completare la bicicletta, l'atletica, il calcio. Abbiamo cominciato con i 700.000 euro del sintetico, del campo sintetico di calcio, che adesso sta trovando completamento proprio in questi mesi, che verrà presentato quanto prima, dando appunto anche un colpo d'occhio per chi passa sulla statale sull'area sportiva, di assoluto merito sia a chi, come la Plavis, la nuova società che gestisce i nostri impianti sportivi, ha l'onore di gestirla, ma anche appunto l'orgoglio di poter avere un impianto nuovo adeguato ai tanti bambini e tanti ragazzi che frequentano le strutture. Ma non solo, grandi investimenti saranno sicuramente interessanti anche per i prossimi anni, perché ovviamente questo grande piano di rivalutazione sarà qualcosa che amministrazione che sarà dovrà prendere in mano. Ecco, lei ha citato ad esempio la Plavis, una fra le tante associazioni del territorio. Qual è il rapporto? Qual è stato il rapporto con il mondo del volontariato locale? Beh, il mondo del volontariato è qualcosa che, se non ci fosse, metterebbe veramente a rischio la tenuta stessa della comunità. Ci affidiamo forse troppe volte per mancanze magari di personale, per mancanze appunto di determinate figure su quello che è il volontariato. Il volontariato ha aiutato tanto sia in termini di Covid, in termini anche di coesione della nostra comunità, e lo sport è riuscito a intervenire in zone della nostra, diciamo, anche di età
particolari della nostra società critiche, come gli adolescenti, ma anche gli anziani. Citava prima appunto i comuni attivi, coinvolgere l'anziano su certe attività, cercare di fare le giornate di cammino, il pedibus, la Plavis, andando a intercettare magari anche delle situazioni di marginalità dei ragazzi, la scuola facendo dei campi scuola. È qualcosa che senza la comunità di Sant'Agostino sarebbe molto più povera, e come comunità, come comuni, come amministrazioni dobbiamo fare sempre di più, magari trovare nuovi modi per poter collaborare con loro. Penso a delle coprogettazioni o delle cose, insomma, che sono un po' pionieristiche ma sicuramente interessanti. Ecco, lei è un sindaco giovane, e la sfida è anche quella di riuscire a coinvolgere sempre più i ragazzi su queste iniziative. Ha citato il volontariato, ma non solo il volontariato, comunque le attività in generale, no? Di cittadinanza attiva per il proprio territorio. Ecco, secondo lei su cosa cercare di fare breccia maggiormente? Io credo che un tema fondamentale da qua in avanti sia il benessere del cittadino, il benessere, il vivere bene, magari puntare meno su quelle che sono le grandi opere pubbliche o gli slogan, ma puntare su quello che è il benessere in generale della salute del cittadino, salute fisica, come abbiamo detto prima, ma anche mentale, quindi cercare di approfondire con la comunità dei temi anche scomodi, ma che vadano a coinvolgere, anche facendo discutere, mettere in discussione certi sistemi che ci sono, la comunità stessa, partendo dai giovani, con dei nuovi modi di affrontare le cose molto più anche particolari. Potrebbero magari non essere capiti all'inizio, ma sicuramente possono avere, come abbiamo avuto modo di vedere nell'ultimo periodo, dei risultati interessanti, coinvolgendo la comunità, la parte economica, la parte sociale, che sicuramente deve essere coinvolta. Quindi io credo che il benessere del cittadino abbia assolutamente la priorità assoluta. Quindi rendere anche i giovani protagonisti attivi del loro futuro, della loro realtà, ecco, territoriale. Senta sindaco, lei è un raffinato cultore del mondo della storia, dell'archeologia, della cultura in generale. Ecco, il binomio turismo-cultura come si declina a Sant'Agostino? Il turismo-cultura è un grande binomio che da anni fa da faro, un faro cui la nostra barca fa fatica ad avvicinarsi. Ecco. Addirittura. Il problema del territorio, non parlo più di Sant'Agostino, ma in generale, è quello di spendere anche le ingentissime risorse che arrivano sul turismo. Sul turismo, sulla cultura ce ne sono tante, la difficoltà è anche trovare un po' le professionalità che riescono a spendere, e agli uffici anche che... l'approccio magari a quello che la cultura e il turismo è molto più evoluto rispetto a quello che può essere un lavoro pubblico, quindi anche la formazione degli uffici va investito tanto su questo. Abbiamo avuto modo di inaugurare da poco la ciclabile di Sant'Agostino, un piccolo pezzo, va completata, in generale sulla Valbelluna, tutta la questione del turismo culturale, quindi i siti archeologici, la messa in rete, le nuove tecnologie. Il percorso d'acqua, penso, la via dell'acqua, la via dell'acqua è fondamentale, nuovi modi di condividere le nostre bellezze naturali in armonia con quello che è anche la pressione antropica su certe zone. Se cominciamo a pensare che la via dell'acqua la fanno migliaia di persone, è un problema. Quindi cercare di capire anche con il parco, con gli altri enti a noi vicini, come poter distribuire il turista in arrivo sulle tante cose da fare. Quindi più sinergia, come Feltrino ci siamo assolutamente, come noi in Montana lavoriamo molto bene, però credo sia il futuro quello di spendere bene i soldi che arrivano per il turismo, su cose veramente pratiche, soprattutto legate all'esperienzialità del nostro territorio che di base ha. Quindi una sfida aperta anche questa, penso, naturalmente con un occhio al turista internazionale. Assolutamente, questo, internazionale, giusto? Non magari europeo, parliamo anche di parecchi americani, certo, israeliani, neozelandesi, cose che dovresti dire arrivano. Mi ricordo un turista che mi ferma per strada e voleva vedere il Veses. Abituati al lento scorrere del Veses sulla nostra piazza, dico, questo è Veses, meravigliato, queste persone si incamminano sulla via dell'acqua tornando entusiaste, certo. Diamo per scontato le nostre bellezze, che è il primo grande errore che facciamo. Ecco, quindi dobbiamo stare attenti noi in primis. Senta sindaco, noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra intervista, però prima di salutarci, l'ultima domanda che desidero rivolgerle è questa, e il suo è un comune che va al voto, e quindi sono curiosa in primis, ma curiosi naturalmente chi ci ascolta, i cittadini, di sapere che cosa farà lei. Sono stati 5 anni impegnativi, dai numeri avete visto anche, sono stati 5 anni anche di lavoro duro, impegnato da tutti i miei assessori, che sono stati anche tutti i miei consiglieri, che abbiamo lavorato come veramente una macchina unica, che abbiamo portato dei grandi risultati.
Per questo, anche con le cose che abbiamo messo in campo in questi ultimi 5 anni, in cui è cambiato proprio totalmente anche il PNRR, cose da portare a casa, ho pensato di ricandidarmi per cercare di portare ancora di più, magari spostando l'attenzione da quello che è le grandi opere pubbliche che ormai sono in itinere, sono avviate, su quello che appunto dicevo prima, no? Cioè concentrarsi sul benessere del cittadino. Ci sarò e sarò spero, con una squadra che verrà apprezzata dai cittadini di Santa Giustina. Grazie Sindaco, buon lavoro a lei e tutto il suo staff. E naturalmente noi ci ritroveremo sempre per seguire da vicino le attività del territorio. Grazie. Grazie a voi. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.